Nuovo in studio, come annunciato dal nostro sommario, apriremo il nostro TG proprio con le elezioni amministrative nell'agro nocerino sarnese. Tre i comuni, tre i ballottaggi, ma sentiamo tutti i particolari nel primo servizio di oggi curato da Luigi Novi. Rimonta del Partito Democratico nelle città dell'agro nocerino sarnese, con la sola eccezione di Pagani che si conferma città di centrodestra. E sull'onda lunga del successo a livello nazionale del partito del Premier Renzi, ecco tre ballottaggi. Si tornerà a votare domenica 8 giugno nei comuni più grandi della competizione. A Paganino c'era Superiore e Sarno. A Pagani una sfida tutta a destra ed è ballottaggio tra Salvatore Bottone, che ottiene il 30,39% delle preferenze, e Massimo D'Onofrio con il 26,96%. Un testa in testa che si era compreso fin dalle prime schede scrutinate in una città che ha deciso di continuare il processo politico e amministrativo interrotto negli anni passati. La città si conferma un fortino del centrodestra e la sfida è tra due uomini del polo moderato. Ennesima sconfitta per il centro-sinistra di Angelo Grillo, che chiude dietro ad Antonio Donato, che è riuscito a caratterizzarsi quale candidato della sinistra locale. Chiudono i candidati a sindaco Pietro Pisacani al 5%, Salvatore Fiori al 3%. A Sarno uno scrutinio a rilento per le preferenze ha poi dato il dato definitivo nella notte. Al ballottaggio vanno Giuseppe Canfora con il 32,60% delle preferenze e Antonio Crescenzo con il 21,61% dei voti. Una sfida quindi tra il Partito Democratico e Forza Italia. Terzo Sebastiano Odierna con il 14,39% delle preferenze e a seguire Franco Annunziata, 14,88% dei voti. Giovanni Montoro, 10,72% dei voti. Lucio Annunziata, 4%, ed Ernesto Odierna 1,76% delle preferenze. Il ballottaggio era nell'aria anche a Nocera Superiore, dove a sfidarsi saranno il giovane Giovanni Maria Cuofano, che ha portato a casa il 38,11% dei voti, e Bartolomeo Pagano, che ha ottenuto il 19,83% delle preferenze. Una sfida all'ultimo voto nel cuore della notte a Nocera Superiore, dove Roberto Viziola è fuori per una manciata di voti. Andrea Monetti recupera voti, ma arriva solo a quota 12%, così come Roberto Ciancio, che si ferma al 12% e non raggiunge le previsioni della vigilia. E proprio questi ultimi due, Ciancio e Monetti, stanno già discutendo di alleanze, ma si deciderà tutto tra 15 giorni e da oggi gli sfidanti saranno già al lavoro. E restiamo a Nocera Superiore, andiamo comunque nello specifico di